È da poco qui terminata a Reggio Calabria l'udienza dinanzi ai giudici del riesame di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, finito il 2 ottobre scorso agli arresti domiciliari su richiesta della procura di Locri. Il sindaco Lucano, insieme alla sua compagna e ad altre 30 persone, è ritenuto responsabile dalla procura di Locri di alcuni capi di imputazione che vanno dal favoreggiamento all'immigrazione clandestina, alla malversazione, alla truffa, all'associazione per delinquere. Non appena terminata l'udienza, il sindaco del modello di accoglienza ai migranti si è intrattenuto con i giornalisti e sentiamo direttamente le sue parole. Io penso bene, penso e voglio ringraziare i miei due avvocati che con passione, devo ringraziare anche tutto questo fiume di solidarietà che c'è attorno a me, attorno a Riace, e credo, sono contento di come è andato. È fiducioso, io penso di sì, se esiste il diritto, se esiste. Riace anche senza contributi pubblici andiamo avanti lo stesso, da soli perché abbiamo nel corso degli anni costruito dei supporti all'integrazione che oggi fanno la differenza. Faremo non uno sprarro, faremo l'accoglienza spontanea, così come era cominciata, senza soldi pubblici. Questo glielo voglio trasmettere, questo messaggio al governo. Vogliamo uscire dallo sprarro, facciamo ricorso al TAR per un patto morale e ovviamente poi dobbiamo recuperare le risorse per i servizi già svolti. Dopodiché possiamo, lo voglio io come volontà politica, se ancora quanto qualche cosa. Dire, dobbiamo uscire dallo sprarro. Ad aver presentato istanza di riesame anche Lemlem Teshfaun, la compagna del sindaco Mimmo Lucano. La donna non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai cronisti. Una breve battuta è stata rilasciata dal suo avvocato. Sentiamolo. Abbiamo ribadito l'innocenza rispetto ai capi contestati e aspettiamo, siamo fiduciosi, vediamo, aspettiamo la decisione.